onde stazionarie in un cerchio possono aiutarci a comprendere la struttura e i livelli energetici degli atomi. Come nel caso delle lastre metalliche, sono consentite solo determinate frequenze. Nel 1931 Niels Bohr immaginò l'atomo di idrogeno come una massa nucleare intorno alla quale ruota un elettrone, qualcosa di simile a un pianeta intorno al Sole. In seguito, Louis de Broglie suggerì che le particelle elettroniche si comportano come onde. Egli ipotizzò l'esistenza di onde stazionarie circolari all'interno dell'atomo. Queste idee portarono infine Erwin Schrödinger a proporre la sua famosa equazione d'onda. Le zone di addensamento, in questo disegno, rappresentano la probabile localizzazione dell'elettrone. Tutte le onde obbediscono al principio della sovrapposizione e le onde stazionarie possono verificarsi in ogni cosa, da un ponte sospeso all'atomo.